nuovo video. Come state? Come vedete dal mio set dietro, si sta avvicinando Halloween, una delle mie feste preferite. Come ben sapete, io sono pazza per le feste, quindi pazza per Halloween, pazza per Natale, pazza per tutte le festività, perché così posso cogliere l'occasione per addobbare la mia casetta. Io adoro addobbare casa, quindi ogni volta che c'è un compleanno, qualche festa tema, io sono la prima. Infatti in cantina ho mille scatole, scatolone per i compleanni, scatolone per Halloween, scatolone per Pasqua. E finalmente è arrivato il momento di sfoggiare tutti i miei addobbi. Questa mattina ho comprato delle cosine, come vedete ho comprato queste due zucche, poi ne ho comprato un'altra di zucchetta, solo che non sta in piedi, tutta storta. E poi guardate che cosa ho preso, ma quanto è bello, raga! Dai, questo è bellissimo, solo che qua non sapevo dove metterlo. Chloe, cosa fai? Qua dietro invece ho messo la mia zucca che ho intagliato al campo di Federica. Avete già visto l'ultimo video che ho pubblicato in cui io, mio fratello e Marta siamo andati in questo posto stupendo con tantissime zucche e mi sono portata a casa lei intagliata un po' storta, ma dettagli. Comunque oggi sono qui perché ho intenzione di fare un make-up horror. Ogni anno ad Halloween, come ben sapete da quando ho aperto il canale, sfoggio qualche mio make-up. Oggi ne ho trovato uno un sacco carino, non ve lo faccio vedere perché sennò poi mettete a confronto il mio make-up e il make-up da cui ho preso spunto, e sicuramente si nota la differenza, già lo so. Però io credo nelle mie capacità e secondo me forse ce la posso fare. Ma prima di iniziare, è vero, guardate che cosa ho comprato. Ho comprato una cravattina di Halloween alla mia cucciolotta. Vediamo se le sta bene. Chloe, questa non è pappa. Lascia. Non si può vedere. Non la vuole. Comunque io direi che possiamo iniziare a realizzare il nostro make-up. È super difficile, però come al solito non so da dove partire, panico. Mi sono un attimo legata i capelli e adesso è arrivato il momento di levare almeno il rossetto, perché devo mica colorarmi tutta la faccia di bianco. Ma sarà bruttissima, non si può arrivare già alla fine del video. Ho comprato una matitona bianca e proviamo a vedere come. Iniziamo dalle labbra. Perlomeno colora bene, visto che ogni anno ho avuto problemi con il bianco. Vi ricordate che usavo o l'illuminante un po' brillantinato ma sul bianco? E un po' veniva, eh. Beh, naturalmente non è la stessa cosa di questo, però il risultato comunque anche gli altri anni c'era. Il problema è che dopo devo portare pure giù Chloe, quindi dovrò struccarmi e ritruccarmi. Voi invece, raga, quest'anno come vi truccate? Da cosa vi travestite? Io ancora devo decidere, ma a parte che non so nemmeno se farò qualcosa. Il naso, volendo, posso lasciarlo anche del mio colore, sapete? Perché tanto qua lo devo fare scuro, tranne qua in mezzo. Chloe, ti piace la mamma così? Cavolo, ma perché allora li ho lavati ieri sera i capelli? Se tanto poi me li devo... Sono un genio, raga, un genio. No, raga, che casino. Vabbè, raga, a questo punto coloriamo tutto così. Abbiamo colorato tutta la faccia di bianco. Un pochino mi vergogno, ma... ma vabbè, e adesso... Anzi no, coloriamo anche un po' il naso. E adesso io direi di procedere con il nero. Che brutta che sono, dai. Ho preso questa palette in cui c'è tipo un grigio scuro scuro che sembra tipo un nero. E io direi di iniziare a partire dagli occhi. Dobbiamo cercare di fare un sopracciglione bello spesso, che va però verso l'alto. Ho sistemato un pochino queste sopracciglia, alla fine ho deciso di prendere una bella matita. E iniziamo a colorare dentro.
naso fatto, adesso andiamo a sfumare un pochino. Vado a prendere con un cotton fioc un po' di bianco, che ho appena scoperto che non è bianco ma è tipo un lilla, non so se in video si vede, ma vabbè, dettagli. Come sta venendo per il momento, raga? Sta prendendo forma, ma io adesso non ci vedo più perché ho troppo trucco addosso e la cosa che ho appena messo sulle palpebre mi si sta asciugando e la sento secca. Oddio, piango! Oh mio Dio, devo ribeccarmi. Procediamo con delle sfumature, quindi abbassiamo un po' questo colore, sfumiamo un po' giù verso la palpebra, che così sembra un pochino più reale. E adesso dobbiamo fare tipo due cornini che vanno verso l'esterno. Com'è? Wow! Dai, non male, no? Oddio, ma mi manca ancora del nero qua sotto. Oddio, me l'ero dimenticato. Ecco cosa c'era di strano. Avevo gli occhi troppo puliti. Invece no, anche qua sotto vanno colorati. Adesso prendiamo il rosso e iniziamo a fare i segni sugli occhi. Scegliamo tra i miei rossetti. Ho questa mini trousse che ne contiene un bel po', ok, questo direi anche no. Mi serve un color rosso scuro proprio. Al posto di utilizzare il rossetto, io utilizzo direttamente una matita rossa, però mi servirebbe più su bordeaux, capito? Non rosso rosso natale. Siamo andati un po' avanti, abbiamo fatto questi triangolini sugli occhi e adesso procediamo alla bocca, che dà, diciamo, tutto il senso a questo nostro make-up. Come faccio a fare i denti? Ma è un casino, come faccio? One eternity later. Questo è il risultato, ma adesso dobbiamo sistemare tutti i denti. Non vi ho mostrato l'ultimo pezzo perché l'ho fatto davanti allo specchio. Era impossibile farlo davanti alla telecamera perché è un po' complicato. Come vi sembra, raga? Adesso provo a farmi due codini così vediamo come sto. Eccomi qua. Come vi sembra? Bello, vero? Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, cliccate like e consigliatemi qua sotto nei commenti altri video di Halloween da fare. Comunque, in questi giorni devo addobbare casa. Ho già comprato delle cosine come vi ho fatto vedere all'inizio del video. E in più devo trovare in casa la scatola di Halloween, perché ho mandato giù Franz a cercarla, visto che la cantina è piena di cose, perché lui l'ha riempita tutta, allora si mette lui a cercare le cose che ha messo giù. E niente, gli ho detto vai giù a cercare, non l'ha trovata. Allora sta scatola di Halloween è in casa, il problema è che non so dove, devo ribaltare tutto, così finalmente posso addobbare la mia casa. Per ora ho queste cosine più la mia gamba finta rotta. Questa è bellissima, raga, dai, no, fa una scena pazzesca. Ma mica prima che sono andata a comprarla, esco, sta carina. Mica c'era il piede che usciva dal sacchetto. Infatti camminavo, cercavo di nasconderlo. Vai giù, vai giù. Dai, imbarazzanti, scusate, cammino con sto piede fuori dal sacchetto. Io adesso vi mando un bacione. Fatemi comunque sapere da cosa vi travestirete ad Halloween e fatemi sapere anche che cosa fate se andate da qualche parte. Un bacione grande grande. Mua. Ciao!